Ringraziamo Giuseppe Saronni per la propria disponibilità nei confronti di velobike.it. Buongiorno Giuseppe, attività più che intensa ormai fra il Giro Tour. Ah, direi sì, buonasera a tutti. Siamo già impegnati domani col Giro di Svizzera, la partenza del Giro di Svizzera e tutti i campionati nazionali, ovviamente l'appuntamento importantissimo col Tour de France fra 3 settimane. Allora, assolutamente cerchiamo di procedere concisi ma veloci. Il Tour de France è importante perché veramente forse per la prima volta nella stagione vedrà davvero all'opera, potrà dare grande risalto a due figure importanti quali il campione del mondo Rui Costa e Chris Horner. Sì, direi di sì, il campione del mondo ha preparato bene questo appuntamento, lo vediamo nei prossimi giorni, la sua condizione lo vedremo già al Giro di Svizzera. Per ciò che riguarda Horner, recuperando da questo brutto incidente che ha avuto questo investimento da un'autovettura in allenamento, e in ripresa speriamo che possa trovare una condizione buona dopo questo incidente, però siamo direi abbastanza fiduciosi. Quindi se le condizioni saranno ottimali per entrambi, saranno entrambi capitani alla pari? No, direi in questo momento Horner certamente non potrà trovare una condizione al 100%, quindi sarà in aiuto, è un aiuto importante a Rui Costa, quindi in questo momento direi che il campione del mondo ha un po' più di importanza come gerarchia di squadra. Poi sai, è sempre la strada che detta le regole, quindi non si sa mai nella vita. E invece parliamo di Diego Lissi, un grandissimo finale di stagione nel 2013, un ottimo inizio in Argentina, qualche perplessità per le classiche, ma abbondantemente superata da un grandissimo Giro d'Italia. Sì, direi di sì, è partito molto bene, è partito molto forte. Come dici tu, ha tirato un po' il fiato nel periodo delle classiche, si è trovato un po' in affanno, però dobbiamo dire che si è ritrovato e abbiamo ritrovato un grande Diego al Giro d'Italia, gli abbiamo visto fare delle cose veramente grandi e a livelli altissimi, quindi insomma direi un altro passo in avanti importante per il nostro campioncino. Il campioncino a livelli altissimi, ma questo campioncino più Saronni o più Argentin? ma io direi che sarebbe bene diventasse un grande Ulissi, no? Senza poterlo paragonare, però è chiaro che i paragoni vengono da sé, sono normali, no? Sono legittimi. Ma io direi senza togliere nulla al mio amico Moreno, visto come va in salita Diego con questa sparata eccezionale che ha in salita, probabilmente assomiglia un po' più a me. Auguro a Diego comunque, oltre quello che ha fatto, di assomigliare ancora più a me e di vincere qualche Giro d'Italia, questo è un mio grande augurio. E poi, componente importante, c'è la crono dei vini che depone proprio secondo la tua teoria, perché anche tu a cronometro eri molto molto brillante. Sì, direi di sì, quando avevo una buona condizione mi difendevo bene a cronometro e ne ho vinte anche parecchie, cronoscalate, cronometro, quindi direi di sì, tutto sommato l'impresa più importante dove ci ha sorpreso ulteriormente è proprio nella cronometro. Sapevamo che lui si difende bene, sapevamo che quando ha una buona condizione è fortissimo anche il cronometro, però questa è una conferma e quindi lo pone anche ad alti livelli proprio per questa bella crono che ha fatto. Diciamoci la verità, è un ragazzo ancora tutto da scoprire e non mettiamo limiti. La redazione di Velobike è composta anche da giovani puledri come può essere Diego Lissi. Io cercavo di essere più parsimonioso, ma loro mi hanno spinto nella nostra pagina di Facebook redazionale quando ho detto che ti avrei avuto ai nostri microfoni. Tutti all'unanimità hanno sollecitato. Chiedili di Pozzato.
molto semplice, come tutti i ragazzi, i corridori, per partecipare alle grandi gare, alle grandi corse, bisogna anche dimostrare di avere una buona condizione. È una condizione essenziale per il rispetto, no, dei ruoli. Pozzato stiamo decidendo e stiamo valutando se ha una buona condizione e se può partecipare al tour. Chiaramente non è bello, non è corretto, se un ragazzo, se un corridore non ha una buona condizione, portare via il posto ad un altro ragazzo che merita di andare. Comunque non ha fatto una buona primavera, noi comunque abbiamo sempre fiducia in Pozzato e confidiamo che nella seconda parte possa rifarsi e ci possa far vedere qualcosa di buono. E nella Lampre del futuro ci sarà spazio ancora per Damiano Cunego? Ma questo dipenderà tanto da lui. Damiano Cunego è in scadenza di contratto, è con noi da tantissimi anni, credo 9 anni o giù di lì. Con Damiano c'è un rapporto e un rispetto enorme, però è chiaro che il futuro è in mano a lui, è lui che deciderà cosa vorrà fare e soprattutto che condizione riesce a ottenere per poter leggere meglio il suo futuro. Io gli auguro tanto, gli auguro di ottenere dei risultati, perché lo merita, è un ragazzo che ce la mette sempre tutta, è un ragazzo, un grande professionista, troppi risultati non sono arrivati, ma se li meriterebbe, col cuore lo dico, se li meriterebbe. E per chiudere, per quanto riguarda Diego Ulissi, il campioncino del futuro, contratto blindato ovviamente. Ma sì, adesso per ovvi motivi non posso dire, perché le altre squadre ci ascoltano, però vi posso dire, vi posso garantire che per qualche anno è con noi. Il sogno nel cassetto, uno solo, secco da qui a fine anno per il team manager Beppe Saronni. Io sono italiano, fammi dare 2 sogni, i campionati del mondo con Diego e una classica con il campione del mondo. Perfetto, speriamo che possano avverarsi entrambi, buon lavoro ma soprattutto grazie per la disponibilità e come usavo dire nel periodo adolescenziale, forza Saronni. Grazie di cuore e un saluto a tutti.